Sia per la campionessa che per il tecnico Silvia Bosurgi, cosa rappresenta la Polisportiva Messina? Ma sicuramente adesso è casa, è la società che mi ha accolto quando sono tornata a casa, come mi ha accolto la città di Messina, mi ha accolto la Polisportiva Messina per cercare di trovare e fare qualcosa di diverso dal essere in acqua e giocare. Mi sono trovata a stare fuori dall'acqua, a cercare di trasmettere ai bambini in questi 5 anni ed è stata una cosa bella ed entusiasmante. Quali sono le soddisfazioni e quali sono anche le problematiche di fare l'allenatrice? Beh, sicuramente le problematiche sono lavorare con i bambini, che è la cosa più difficile, cercare di capirli, cercare di andargli incontro, cercare di capire le loro esigenze. Dall'altro lato la soddisfazione non è tanto tecnica, ma nel senso, se dovesse uscire un campione mi farebbe piacere, ma sicuramente trasmettergli i valori dello sport, trasmettere tutto quello che è stato la mia vita in questi anni e trasmettergli il rispetto e il fair play. Qual è lo stato di salute della pallanuoto messinese? Ma sicuramente buon livello, c'è una squadra di A1 femminile, diverse squadre giovanili, squadre maschili in Serie B, sicuramente un buon livello, ma si può lavorare di più, si può cercare di collaborare, si può cercare di creare più sport, più collaborazione, secondo me è più importante. 70 anni rappresentano per una società un traguardo importante, la Polisportiva però è proiettata anche al futuro. Beh, sicuramente ricominciare in questi 5 anni un settore che magari era stato messo da parte, quello è stato sicuramente importante valorizzarlo, perché è da lì che bisogna ricominciare, quindi pensare al futuro secondo me è pensare ai ragazzi, pensare ai giovani, pensare ai bambini e farli crescere in un certo modo e da lì ricominciare. Tanti ragazzi con i quali hai cominciato qualche anno fa ora sono diventati grandi, quindi si può guardare anche in prospettiva una squadra maggiore o ancora i tempi non sono maturi? Beh, sicuramente i ragazzi di oggi sono distratti, per così dire, o impegnati da tantissime cose, da tutto quello che li circonda, non solo la scuola sfortunatamente, e quindi magari qualcuno abbandona arrivando a essere maggiorenne. Però ecco, certo, si può lavorare, si può pensare a un futuro, a una squadra maggiore, non è facile perché bisogna cercare di trattenere i bambini, i ragazzi in piscina, ma ce la mettiamo tutta. Infine, cosa farà Silvia Bosurgi da grande? Beh, ancora questo è lontano probabilmente, però in questo momento mi diverto così, mi piace allenare, mi piace trasmettere, mi piace lavorare con i ragazzi, con i bambini, vedere il modo in cui si avvicinano alla pallanuoto e il modo in cui cercano di dimostrare che possono fare tanto.